Io sono Massimiliano Saccone, sono nel campo della fotografia da circa 20 anni. Sono Giacinto Malospiriti, sono uno dei tre soci dell'attività. Ho cominciato come tutti quanti, come un amatore, pian piano facendo corsi di specializzazione e tutto il resto. Sono arrivato al professionale dove ho conosciuto i miei due attuali colleghi di lavoro, Giacinto e Daniele. Noi naturalmente siamo tre fotografi professionisti, tutti e tre siamo associati Tau Visual, quindi che è l'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti. Abbiamo all'inizio avviato uno studio fotografico chiamato Giada Photo Factory e col passare del tempo e la crescita dello studio ci siamo resi conto che la nostra realtà poteva diventare un qualcosa di più e abbiamo avviato questo progetto di realizzare un punto vendita per fotografi professionisti e non ed essere dei consulenti sull'aspetto della fotografia in generale. Abbiamo nel nostro bagaglio di attività corsi di formazione per fotoamatori. Normalmente noi collaboriamo sia con uno dei soci, con Officine Fotografiche, mentre tutti e tre collaboriamo con l'Accademia San Paolo, Accademia Teatrale, e lì teniamo dei corsi di fotografia legata all'aspetto culturale del teatro. Se prima la fotografia fino a 10 anni fa era alla portata di pochi amatori e di una serie di fotografi professionisti, il digitale naturalmente ha portato la fotografia amatoriale ad altissimi livelli. Il web 2.0 ha contribuito a un'esplosione demografica delle fotografie molto alta, e naturalmente però con una perdita di qualità in termini di cultura fotografica. La bolletta sul nostro consumo mensile incide pesantemente, anche perché noi per esempio nel negozio qui facciamo anche stampa diretta, sono tutte quante macchine che funzionano a trasferimento termico, quindi hanno alti consumi di corrente e questo per noi è sinceramente un peso che si sente insomma a fine mese sulla gestione dell'attività. Per fare impresa oggi in Italia serve forza di spirito, tenacia, un po' di fortuna, anzi, forse anche un po' più di un po' di fortuna, tanta professionalità. L'attenzione verso il cliente è una cosa che non deve mai mancare in un'attività professionale. È un pizzico di pazzia, sì, perché no?